simbolo dell'inizio della nostra campagna elettorale, Mauro, è stato quando eravamo fuori al Teatro Pavone, che è venuto il ministro Boschi, e quella frase manifestata insieme a Casa Pound è stata detta qui a Perugia, è stato per me l'inizio anche emotivo della campagna elettorale. E io qui adesso, dato che questa è una conferenza stampa, tante cose, quello che vorrei è ringraziare invece il comitato per il no, che Mauro ha portato avanti con tanta passione. Vorrei ringraziare anche Vasco, che è stato un po' uno della CGL, ci ha trainato, ci ha telefonato, ci ha stimolato, e anche i toni che Mauro ha dato a questa, il professor Borghi ha dato a questa campagna elettorale, a questa nostra azione politica, perché quello che secondo me ha perso è il fatto di voler usare la Costituzione, che deve essere il simbolo dell'unità di un paese, utilizzarla invece per dividere il paese. Con me o contro di me, usare la Costituzione per questo. Noi non ci siamo stati a questo giochetto, siamo entrati nel mezzo della Costituzione e abbiamo cercato di riportare la Costituzione come un valore unitario del nostro paese. Quindi, e quindi tanto è un grazie al Comitato per lo sforzo fatto e per come siamo riusciti a stare in campo in questa campagna elettorale. Il domani, io qui riprendo anche le parole di Urias, è chiaro che c'è un netto voto di sinistra, anche se le televisioni, le radio non le parlano o lo trascurano. La sinistra è stata decisiva nella vittoria di questo referendum. Adesso è il nostro impegno è capire come dare una casa a questo mondo della sinistra, e se continuare a farla essere spezzettata un po' di qua, un po' di là, oppure cercare di dare un corpo a questo. Questo è l'impegno che noi avremo nei prossimi anni. E intanto ci sono anche dei segnali. L'Umbria è l'unica regione tra le regioni rosse a non aver ex rosse, storicamente rosse, ecco così, a non aver visto la vittoria dei sì. E l'altro segnale, secondo me, che bisognerebbe analizzare è il combinato disposto tra il voto del Partito Democratico e il voto del sindaco Romizzi nella città di Perugia. E infatti Perugia è la città più importante dell'Umbria, che dove hanno prevalso i sì, e dove io credo che da subito bisognerebbe cominciare a ricostruire una sinistra e un'opposizione di sinistra a questo governo. Intanto io ringrazio e credo veramente che bisognerebbe continuare a lavorare all'interno del comitato come abbiamo fatto fino adesso.